Ciao a tutti, qui Luca Raldiri dal negozio Tutto Spin di Pusiano e come ogni lunedì siamo qui per parlare del prodotto della settimana. Non so se anche voi come me siete un po' malati dei tournament di bass fishing che fanno in America. Io divento sempre un po' matto a guardare i vari pro americani che pescano sulle loro splendide bass boat da decine di migliaia di dollari. Dei veri e propri sogni ad occhi aperti galleggianti. Ma sapete una cosa che mi capita spesso di pensare quando guardo questi tournament? Ma perché noi italiani stiamo qui a farci una marea di seghe mentali su che esche comprare, scegliere, andiamo a cercare quell'esca miracolosa che fanno chissà in quale angolo più remoto del mondo, mentre invece sti americani, e snobbiamo spesso certe esche, mentre invece sti americani con quelle esche che noi snobbiamo ci fanno magari delle gare e ci vincono magari un Bassmaster. Solitamente infatti sia durante la gara che nei giorni successivi sui vari siti che seguono il mondo del bass fishing e dei tournament escono sempre dei review, delle schede, delle statistiche, delle classifiche sulle esche utilizzate durante le gare importanti del weekend. Sì, ogni tanto esce qualcosa di nuovo, qualche esca che da loro non c'è, qualche rig particolare che poi ovviamente si traduce in boati di vendita nei vari negozi americani. Ma solitamente nei primi posti ci sono sempre i soliti nomi. E Rapala spesso e volentieri la fa da padrone. Se c'è un prodotto che vi capiterà sempre di sentire nominare è il crankbait durante questo tipo di gare. E in particolare la serie DT di Rapala. Un crank che per diverso tempo non era disponibile da noi in Italia, ma che da qualche settimana è tornato. Ovviamente in tutte le varie versioni di paletta in base alla profondità dove lavorare. Le due versioni più famose ovviamente sono il DT4 e il DT6 come quello che ho qui in mano, dove il numero successivo alla sigla indica la profondità espressa in piedi per cui la paletta è pensata per far lavorare il nostro artificiale. Oltre alle due più famose però ci sono molte altre versioni fino ad arrivare a quella da 20 piedi, il DT20, pensato per la pesca molto in profondità. Rapala con questa serie ha voluto mettere sotto la lente di ingrandimento appunto la profondità, proprio perché il design di questa esca è pensata per raggiungere nel minor tempo possibile la profondità di lavoro indicata dal numero dopo la sigla. In questo modo noi potremmo sfruttare al meglio tutta la distanza di lancio, caratteristica che, unito alla perfetta lancibilità, ci darà modo di battere tantissima acqua. Cosa da non escludere quando peschiamo con il crankbait. Nelle versioni più leggere, quindi il DT4 e il DT6, non lasciamoci ingannare dalla mancanza della classica paletta squadrata degli square bill. Infatti questo artificiale, grazie al suo nuoto molto frenetico, non rischierà di incagliarsi più di tanto come magari fanno altri artificiali. Questo perché la paletta si muoverà talmente tanto comunque da riuscire a fargli saltare l'ostacolo, diciamo così. Merito certamente anche del corpo in balsa, come i clank storici della pesca al bass. Questa caratteristica del corpo in balsa ne fa certamente un crank che non brilla per resistenza, soprattutto agli urti, per cui dovremmo stare un attimino attenti quando lo utilizziamo, ma va a conferire all'artificiale un nuoto decisamente particolare. Un piccolo consiglio che vi posso dare per aumentare la resistenza, la durabilità di questo artificiale è quello, ad esempio, quando ci capita di incagliare in qualche foglia, in qualche ramo, in qualche alga con le nostre ancorette, lo vediamo, invece di fare come faccio spesso anch'io, come fanno spesso tanti, picchiare con la canna artificiale sull'acqua in modo da liberarla, invece di semplicemente tirare sulla canna e togliere le alghe con le mani, strapparle senza picchiare l'artificiale. In questo modo sicuramente eviteremo di rischiare di andare a rovinare l'artificiale, perché la balsa appunto è un legno molto tenero. Armato con ancorette VMC di altissima qualità per garantire una ferrata pronta e un hookset decisamente deciso. Il DT Crank si presenta in Italia dopo diversi anni in cui mancava, anche a seguito delle enormi richieste degli appassionati di pesca che come me continuavano a chiedere a Rapala di ricominciare a importare i propri crankbait qui nel nostro paese. E ovviamente per l'occasione sono state portate in Italia tutte quelle colorazioni perfette per la pesca al crank nelle nostre acque.
Le potete già trovare disponibili su tuttospinning.com. Trovate il link in descrizione. Come sempre, in descrizione troverete anche il link per iscrivervi alla newsletter. Iscrivendovi riceverete tutte le settimane le offerte dedicate ai soli iscritti. Se avete qualche dubbio o domanda sulla pesca al crank o su questo artificiale, potete scriverlo nei commenti. E iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Voi magari intanto andate a pescare, magari a crank, e fatemi sapere come va.